Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è sabato 14 novembre e quasi come tutti i sabati la giornata inizia facendo i letti o cambiando le lenzuola, poi vado ad attaccare asciugatrice e lavatrice e poi nel pomeriggio si fanno i compiti. Il paesaggio cominciò a divenire evanescente, come se fosse stato improvvisamente avvolto da una vampata di vapore, e poi finché il paesaggio attorno a noi pian piano uscì dalle tenebre. Era il medesimo, ma mentre i bambini fanno i compiti, io prendo i libri del ricette e vado a creare il nostro menù settimanale. Questa volta qui lo creerò per 2 settimane e in più, sorpresa sorpresa, rosa, rosa, vieni, rosa, uova, 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 brava. Thank you.
Allora, sto preparando la cena, intanto sto piegando i panni che sono usciti dall'asciugatrice. Per cena qui c'è la frittata di cipolle, qua il cavolfiore bollito e qui andrò a buttare giù un po' di pasta senza glutine. Adesso vedo se farla senza glutine per tutti, perché quel fuoco là va e non va, e quindi non riesco a mettere su due pentole. Perciò adesso vedo se farne solamente un pochettino senza glutine, tanto poi c'è anche il secondo, c'è il pane e poi ci sono delle altre cose. Comunque adesso finisco di piegare i panni, se no mangiamo poi per aria. Tutti siamo in un fortino. Ciao ragazzi! C'è un po' di luce, altrimenti poi non vi... No. Si vede qui. Qui c'è Giada. Qui c'è Ciao. Pia. No. Bassina. Ah, ok, si vede, eccola. Io. E qui c'è Sabrina. Ci stiamo nascondendo sotto il piumone. Siamo tutte sul divano e ci nascondiamo sotto il piumone. E stiamo guardando i video. Ma adesso abbiamo finito di guardare quello di Nicole Gimondo. Prima abbiamo guardato Deborah. Prima ancora abbiamo guardato Robertina. Sì. E adesso, boh, andiamo a vedere qualche Anna altro. Gloria. No, lei l'ho già vista prima. Adesso andiamo a vedere cosa troviamo, qualche altro video interessante. E così passiamo un po' della nostra serata. Bellissima. Già vista. Okay, Sabrina e Giada hanno sistemato il piumone. Dada. Così. Dada. Di lì e di qua. Così almeno non dobbiamo. Un po' più al coperto. Così non dobbiamo più tenerlo su. Pia è qua, ma non riesco. È buio. Non la vedo nemmeno io. È qua, Pia. No, io la vedo qua. Benissimo. Mi sta toccando il cervellino. Sì, ma non vedo la tua mano. Come non vedo? Non le vedi? Ah, beh, certo che se mi filmo a me. Filmo... Aspetta. Ah, non si vede più il segno. È troppo piccolina lei. Vabbè, adesso guardiamo un... Noi adesso facciamo la nanna. Ci vediamo domani con un nuovo giorno. Ciao. Buongiorno. Se devo levare per una mano magari. Però dobbiamo fare un po' di... Allora, oggi è domenica. Io sto andando, come vi dicevo, a fare la spesa. Non sarà una grossa spesa, infatti penso che ve la metterò nel... cioè non è una grossa spesa, quindi ve la metto qui nel... Nello svuota la spesa, abbiamo perso un palloncino e nel vlog, volevo dire, ce la posso fare e niente. Poi invece la spesa grande l'andrò a fare martedì, mercoledì che arriva lo stipendio, diciamo mercoledì potrei andarla a fare, perché oggi andrò a prendere per stasera, perché per pranzo abbiamo già decido cosa mangiamo. La prenderò la roba per lunedì e martedì. Poi martedì dovrebbe arrivare lo stipendio, quindi mercoledì mattina vorrei andare a fare la spesa. Devo solamente capire come fare per Pia, perché ovviamente non può venire al supermercato con me, ma con questa cosa che il virus è così in giro, preferirei evitare di portarla almeno dentro il supermercato. Quindi adesso vediamo un attimo se magari riesco a sentirmi con mia mamma. Magari la porto da mia mamma e da mia sorella, io vado a fare la spesa. Perché appunto volendola fare per due settimane ce n'è tanta da fare, come avete visto. Devo ancora ridurla, perché lì comunque ho messo le cose per settimana e settimana, ma certe cose sono uguali. Quindi vediamo un attimino comunque. Adesso oggi dobbiamo andare a prendere l'acqua dalla casetta, così almeno, come vi dicevo, l'acqua nelle bottiglie di plastica resta lì per quando mi finisce quella in vetro.
come abbiamo fatto in questi ultimi giorni, perché io poi non sono più uscita e quindi adesso invece esco, perciò posso andare alla Preme e poi andiamo fino all'Eurospin appunto a comprare queste due cosine. Il tempo è un po' cupo, è nuvolo, è un tempo giusto di novembre, però secondo me non fa freddo. Boh, sarò io. Comunque, c'è un signore che sta prendendo... Ciao. Sì, c'è un signore che sta prendendo l'acqua. Ma forse magari è finita. Forse verrà cominciato. Arrivata a casa, adesso vi faccio subito vedere quello che ho preso. La polpa di pomodoro pelato, questo qui, sono tre lattine. A me non ne servono tutte e tre, però la tengo lì, che non si sa mai. Nel caso non potessi uscire per qualche giorno, magari prima dello stipendio, o comunque magari perché finiamo la roba, così è. Per qualche altro giorno o qualche cosa, poi per scorta diciamo. Poi ho preso il tonno all'olio di oliva, questo qui della Nostromo, due piccole melanzane, un sacco da 4 kg di patate e lascio lo scontrino in fondo come sempre, 8 pacchetti di Wurstel, questi qui di puro suino, che sono senza glutine. Poi la pancetta affumicata, questa qui della Selex, che anche questa qui è senza glutine. Il guanciale stick, che anche questo qui è addirittura anche senza lattosio. Poi 8 confezioni di fiocchi di latte. Ho preso questi qui perché non c'erano più di questi. Questi qua sono i migliori della Milk, sono fiocchi di latte con yogurt, 100% naturale, ricco di proteine. Vi faccio vedere anche i valori. Chi è che mi viene a pigiare? Io ti vengo a pigiare. Vedete, hanno proteine 10 grammi e praticamente non hanno carboidrati e grassi ancora meno. Mentre invece questi qui dell'Alpli non sono proprio belli come quelli lì. Vi faccio subito vedere perché. Chi mi pigia? Grazie. Perché hanno 9,9 di proteine ma 4,5 di grassi. Quindi questi qua sono veramente top, come dicono tutti, ormai c'è questo top. E invece questi, mica tanto. Poi la salsiccia, ho preso questo mix contadino che mi servirà per preparare un piatto di cui vi farò la video ricetta. Due confezioni di Gran Mix classico, su ognuna mi usciva anche un buono sconto per il riso scotti arborio da 50 centesimi. Poi hamburger alle olive, e questi qui li ho presi per noi,
Questi qua invece di tacchino con spec sono per loro perché, come vedete, per Maurizio e Gabriele, come vedete c'è scritto senza glutine. Invece in questi, questi qua sono dell'Aia, invece in questi qua, fior di scelta, non c'è scritto, quindi li mangiamo noi. E questi qua anche del campo hamburger di tacchino, che ce ne sono quattro, anche non c'è scritto senza glutine, quindi li mangiamo sempre noi. Poi invece, per quanto riguarda altra verdura surgelata, sì, ho preso il contorno Tris verde, da 450 grammi, ne ho presi 3 perché sennò noi non ce ne facciamo niente. Queste qui erano le quattro cose, come vi dicevo, non era tanta roba, per arrivare, diciamo, fino a martedì. Poi mercoledì andrò a fare la spesa grande. E quindi niente, adesso vado a preparare il pranzo che Maurizio ha già messo sul tavolo romanesco. Quindi andiamo a far cuocere i würstel, prepariamo il tavolo e pranziamo. Ci vediamo dopo pranzo. Stasera per cena mangiamo un risotto con i peperoni. Ha questo colore perché ci ho messo il vino rosso e boh, è venuto fuori di questo colore. Invece, Tony li ha puliti stamattina, Maurizio, e anche un po' Giorgia. Quindi adesso noi mangiamo e ci vediamo più tardi. Adesso che finalmente la cucina è tutta in ordine e pulita, possiamo andare a dormire. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3.